considerazioni generali su quello che sta succedendo sempre in Europa, sempre nel 1500, perché in mezzo alla riforma luterana, in mezzo a questo pasticcio di tutte queste guerre e guerricciole che capitano con Carlo V, i papi, eccetera, eccetera, e la vita va pure avanti, no? Pensate alla situazione che stiamo vivendo adesso, come sarà descritta sui libri di storia fra 200 anni. È il periodo del coronavirus, in mezzo al lockdown, in mezzo a quelli che purtroppo moriranno, in mezzo a... ma la vita va avanti, no? L'economia come stava andando, bene o male? La popolazione stava aumentando o diminuendo? Cosa sta succedendo? Beh, gli storici hanno delle fonti oramai abbastanza precise, perché non dimentichiamoci che la stampa oramai è nata. La stampa, il primo libro, qual è il primo libro stampato al mondo? Qual è, Giulia? La Bibbia. La Bibbia a caratteri mobili di Gutenberg, è stato proprio la grande invenzione, il primo che ha inventato questo meccanismo di stampa. Da lì in poi i libri si sono moltiplicati a dismisura, quindi la cultura si sta diffondendo tantissimo in giro per l'Europa. Prima cosa. Seconda cosa, anche la popolazione, vi dice il primo capitolo, sta aumentando lentamente. Perché la popolazione sta aumentando? È molto semplice, abbiamo scoperto l'America. Quindi sono tutti territori nuovi, molte persone cominciano proprio ad andare a popolare quei territori, cominciano ad andare oltreoceano. Aumenta la popolazione, aumenta tantissimo la popolazione, perché comunque ci sono tutte le colonie d'oltreoceano da ripopolare, e l'incremento demografico determinò un aumento della domanda di alimenti. Se aumenta la popolazione è perché si sta meglio in un certo senso. Perché si sta meglio? Perché la tecnologia sta facendo passi da giganti, cioè sta migliorando la produzione. Mettete in relazione quello che abbiamo visto ieri in geografia. Vi ricordate che leggendo quel passo di Don Chisciotte in relazione allo stato della Spagna, lì siamo a cavallo tra il 1500 e il 1600, il Don Chisciotte siamo all'inizio del 1600, quindi quasi 100 anni dopo quello che stiamo vivendo, ma più o meno siamo lì. Che cosa stanno nascendo? Le grandi innovazioni tecnologiche e meccaniche. I mulini a vento sono delle innovazioni mica da poco. Le grandi macine, no, che si moltiplicano sempre di più sui territori, i sistemi idraulici per pompare acqua dal sottosuolo verso i prati, eccetera, eccetera. Sono tutti meccanismi che aumentano la produzione. Aumentando la produzione si sta meglio, si mangia di più e quindi la popolazione aumenta. Ma se aumenta la popolazione, di cosa c'è la necessità? Naturalmente di prodotti alimentari. Bisogna avere più cibo, ma se bisogna avere più cibo, allora bisogna coltivare di più i campi e sfruttarli meglio. Vedete che è tutta una serie di cause ed effetti molto importanti che dal punto di vista economico si chiamano circolo virtuoso. Un circolo è virtuoso quando le cose vanno bene, quando da una cosa ne arriva un'altra, che ne produce un'altra, che genera di nuovo ricchezza e vi discorrendo. Al contrario, quando le cose vanno male, come in questo periodo con il lockdown e con il coronavirus, si chiama circolo vizioso. Perché motivo? Perché se io non vado al bar a comprarmi il gelato, il barista non vende il gelato, ma anche chi fa il gelato non lo vende più. Ma se chi fa il gelato non lo vende più, allora non compra più il latte. Allora l'allevatore che deve vendere il latte non lo vende più. Allora vedete che è tutta una serie di cause e di conseguenze al contrario. Dimmi, Caterina. Ma per i gelatai, cioè per i bar può essere un circolo vizioso, ma forse per chi dà i gelati no, perché ci sono comunque i supermercati. L'economia è molto varia, no? Quindi può succedere di tutto nell'ottica dell'economia, sicuramente, però tendenzialmente la produzione diminuisce se uno non compra più. Se io ho dei soldi in tasca, normalmente prima o poi li spendo. Perché? Perché prima o poi voglio uscire, prima o poi voglio andare al mare, prima o poi voglio andare in vacanza, eccetera, eccetera. Se sono obbligato a stare a casa e di soldi ce ne sono pochi, quei soldi non li spendo.
E se non li spendo io, vuol dire che i miei soldi non li do a qualcun altro e quel qualcun altro a sua volta non li avrà per darli a qualcun altro e così via. Ecco perché l'economia si chiama va in stallo. In stallo vuol dire che si ferma. Quello è un circolo vizioso. Invece nel 1500 inizia un po' un circolo virtuoso. Poi le nuove scoperte geografiche ci portano i prodotti del nuovo mondo, quindi nuove cose da coltivare, anche più resistenti, più nutrienti, oltre al fatto che nel nuovo dal nuovo mondo arrivano anche molti materiali preziosi, oro, argento, pietre preziose, che arricchiscono tantissimo i regnanti di Spagna, di Portogallo e anche la casa asburgica. Ecco perché il mondo comincia a dividersi in due grandi blocchi: quelli che rimangono arretrati, vi dice il testo, e quelli che invece cominciano a sviluppare la loro economia. Abbiamo parlato tempo fa di due tipi di economie diverse. Un'economia può essere uno di sussistenza, cioè io produco dei pomodori, me li mangio e sono felice. Quello che ho prodotto è quello che ho mangiato. Finché le cose vanno bene, funziona. Il giorno in cui c'è una carestia o i pomodori non mi crescono più, io non mangio più però. Quindi questo può essere molto pericoloso. L'economia di sussistenza non genera un profitto, quindi non è che ti arricchisci, riesci semplicemente a sopravvivere. Dall'altra parte c'è un'economia che investe in quello che si fa, cioè io ho un campo, riesco a produrre i miei pomodori, però ci metto troppo tempo a produrre i miei pomodori, devo fare in modo di produrre più cose con il mio campo, devo sfruttarlo meglio. E allora ho sentito che hanno inventato un trattore nuovo che mi fa lo stesso lavoro in metà tempo. Ma se me lo fai in metà tempo, magari riesco a raccogliere due volte quello che prima facevo. Ecco, questo sistema, che è un sistema molto innovativo e che sta nascendo proprio in questo periodo storico, è un sistema che noi oggi soprattutto chiamiamo capitalistico. Differenza tra l'economia di sussistenza e un'economia capitalistica è molto semplice. Il capitalista prende quello che guadagna e non se lo va a spendere tutto quanto, ne prende una parte e la reinveste all'interno del suo lavoro. Quando avete visto nelle scuole elementari i romani, no, ad esempio, i romani non erano capitalisti per niente. E non erano capitalisti perché? Perché quelli ricchissimi, no, i grandi patrizi romani che avevano questi campi enormi, eccetera, eccetera, perché non reinvestivano a quei tempi là? Non per niente, se uno ci pensa, i romani non hanno inventato proprio niente, non hanno grandi invenzioni dal punto di vista tecnologico. Per 500 anni non è cambiato praticamente niente. Invece dal 1500 in poi la tecnologia cambia in una maniera incredibile. Com'è possibile che prima fosse tutto fermo e poi a un certo punto, perché sti romani non investivano? Cosa avevano che non c'è nel 1500, secondo voi? C'erano gli schiavi. Se tu hai uno schiavo che lavora per te, è gratis. È una macchina gratis di lavoro. Se tu hai 10 schiavi, fai 10 volte il lavoro, ma sono persone, non sono macchine, quindi non ti devi ingegnare. Hai capito? Cioè, un campo che ti produca 100, a te interessa fino ad un certo punto. Tanto gli schiavi sono gratuiti, non fai fatica tu. No? Prima cosa. Seconda cosa, lo schiavo non fa avanzare la tecnologia. Perché? Perché tanto c'è lui. Facciamo le guerre di conquista solo per prenderci gli schiavi. Faremo più guerre, avremo più schiavi, coltiveremo di più. Ed ecco perché l'economia non avanza e non avanzerà mai in epoca romana. Quando invece la schiavitù finisce e i campi te li devi coltivare tu, allora sì che ti devi ingegnare per far meno fatica. Ed ecco perché facendo meno fatica nasce la tecnologia. Migliora la tecnologia, migliorano gli strumenti tecnologici non solo per coltivare, ma anche per fare la guerra. Perché? Perché anche nella guerra funziona più o meno allo stesso modo.
anche sulla guerra bisogna inventare, investire, perché le guerre sono sempre di più e sono sempre più tecniche. Ecco perché nascono le armi da fuoco, i cannoni, le colubrine, le pistole, eccetera, eccetera. Nascono proprio tutte in questo periodo qua. Fate attenzione a questo ragionamento sull'Inghilterra. Il testo vi dice questo. In alcune zone si passa dal sistema di sussistenza, quello feudale, a quello capitalistico, e adesso abbiamo più o meno capito cosa vuol dire. In altre regioni, dice il testo, Inghilterra, Paesi Bassi, Pianura Padana, invece si iniziò a organizzare l'agricoltura in modo capitalistico. I proprietari investirono nel miglioramento delle colture, così da aumentare le rese e superare i limiti dell'economia di sussistenza. In Inghilterra, per esempio, si svilupparono le enclosures. Che cosa sono? Ricordatevelo molto bene questo concetto qua, perché è proprio tipico dell'Inghilterra. I campi nel Medioevo e nel sistema feudale erano liberi, cioè i pascoli non avevano delle barriere. Se tu avevi una mandria di vacche, la lasciavi pascolare sui campi in modo aperto. Queste vacche andavano in giro per il territorio, che è immenso, che è grande, si spostavano, mangiavano quello che c'era da mangiare, tra l'altro concimavano anche, quindi erano anche dei fertilizzanti naturali, e poi se ne ritornavano dall'allevatore e tutto finiva lì. Ad un certo punto si capisce una cosa molto banale, che oggi è normale, ma per il tempo non lo era. Perché non prendiamo tutti questi immensi territori, che talvolta non sono di nessuno, anzi appartenevano allo Stato direttamente, e li cintiamo, cioè costruiamo dei banalissimi muretti di cinta. Quindi il mio terreno non è più libero al pascolo per tutti, ma lo recinto. Faccio un bel recinto di muretto, no, di pietre, tutto attorno. Lo cinto io, il mio vicino lo cinta, quello là lo cinta, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Vuol dire un bel pasticcio. Perché? Perché le bestie non vanno più a pascolare liberamente. Se tu vuoi venire a pascolare nel mio campo, paghi. Le tue bestie per venire da me devono pagare il pedaggio per entrare, perché il campo è mio e nel mio campo ci faccio quello che voglio. Questo sistema fa cambiare completamente l'economia, non solo in Inghilterra, ma anche in Francia. Quante volte si va in queste stradine di campagna in certi posti dell'Europa e si vedono tutti questi muretti a secco che dividono le proprietà. Quelle sono le enclosures, cioè il campo è mio, lo vuoi lavorare? Paghi un affitto. Ancora oggi io posso affittare i campi, funziona allo stesso modo, però i pascoli non sono più liberi. Questo fa cambiare completamente l'economia. A pagina 68 vi tira in ballo quello di cui già abbiamo parlato a proposito dell'elezione di Carlo V. Con l'elezione di Carlo V abbiamo detto Carlo V deve corrompere i principi elettori, quindi ha bisogno di una quantità enorme di denaro, no, per poterli corrompere, ma questo denaro tante volte non ce l'hanno neanche i re, e allora chiedono dei prestiti. E a chi chiedono i prestiti? Beh, a quelli che i soldi ce l'hanno, cioè i grandi banchieri, i proprietari delle banche. Le banche cominciano a svilupparsi proprio in questo periodo, tra il 1400 e il 1500. I più grandi banchieri d'Europa e del mondo in quel periodo eravamo proprio noi. I fiorentini avevano dei banchieri famosissimi, i Peruzzi. Gli stessi Medici faranno prestiti a destra e a sinistra. In Germania c'erano i Fagger erano dei banchieri ricchissimi che impresteranno proprio, ad esempio, i soldi a Carlo V per potersi fare eleggere. Da dove prendevano tutti questi soldi? Beh, dalle attività commerciali che cominciano proprio a svilupparsi in questo periodo. Perché? Perché se hai dei soldi, il tuo più grande cruccio è quello di vederli persi, che qualcuno te li rubi, ed ecco perché nascono le banche. E non nascono solo le banche, ma noi italiani inventiamo anche un sistema molto comodo che usiamo ancora oggi, che è quello degli assegni. Gli assegni sono semplicemente delle lettere di cambio, cioè i mercanti non devono più portarsi il denaro dietro quando fanno i grandi viaggi, con il rischio di essere assaltati, derubati, eccetera, eccetera, ma vanno semplicemente in giro con un foglio
che dimostra con dei timbri, con delle firme, con dei sigilli particolari che quel foglio lì vale, che ne so, 1000 euro, 2000 euro, 3000 euro, andranno nel paese dove devono andare, vanno in banca, cambiano il foglio e gli danno in cambio il denaro. E si chiamano proprio lettere di cambio. Dimmi, Rivoire. Ma se un ladro prende quell'assegno e poi va in banca, glieli danno i soldi? Si può accendere il fuoco con quell'assegno lì. Perché? Perché l'assegno è nominale, per cui solo la persona a cui è stato intestato, si dice, quindi tu devi dimostrare di essere quella persona. Come fai a dimostrarlo? Devi avere un documento. Ecco perché nascono anche i documenti d'identità. La nostra carta d'identità è il documento che certifica che tu sei tu e non qualcun altro. Perché? Perché c'è la tua foto, perché magari ci sono le tue impronte digitali, vatti a sapere, eccetera, eccetera. Cioè c'è una corrispondenza. Ecco perché l'assegno ancora oggi, il blocchetto degli assegni in carta che sta scomparendo lentamente ma esiste ancora, non vale niente, è carta straccia. Vale solo se sei tu a ritirare, no, la somma di denaro. La stessa cosa funziona con, ad esempio, oggi come oggi, Satispay o le carte di credito o i bancomat. Vedete che il meccanismo è molto, molto simile, no? Quando hai i codici e quando hai il tesserino puoi operare nello stesso modo. Chiaro che se lo dai a un altro, gli dai i codici, diventa una sorta di truffa, però funziona allo stesso modo. Ma i soldi che prendiamo in mano normalmente, pezzi di carta, si chiamano contanti. Ma perché si chiamano contanti? È perché te li conti. Sono contanti, perché... no? Possono essere contati, secondo me vuol dire quello. Quindi il contante è quello che tu puoi contare. Potrebbe essere una sorta di participio presente di contare. Il contante è colui che conta. Quindi vedi che tutto è riconducibile ai verbi. Ok? Allora,